Allora, video per popcorn da Tiffany e critici sospetti. Due Due in uno, in combo uno. stasera. Perché è un film importante, è un Sì, regista sì, importante, è un autore importante, è uno sì. sceneggiatore importante. Stiamo parlando di Charlie Kaufman. È importante. È importante. Anzi, è necessario. È necessario. Se il grande Kaufman che ha scritto film clamorosi come Essere John Malkovich, Eternal Sunshine of the On Spotless Spotless Mind, Mind. quindi un grandissimo autore, da poco ha debuttato anche come regista con Sinedoche New York, e Che qui, che filmone, sì. filmone, ma veramente un filmone che in Che pochi hanno capito, ma filmone. un filmone, e qui a Con Philip Venezia, Seymour con Hoffman, Philip Seymour Hoffman, compianto, grandissima interpretazione ricordiamolo. quella di Philip Seymour Hoffman, sì. E qui viene a Venezia con la sua seconda opera Sì, da della regista. serie Io mi sveglio una mattina, che porto a Venezia? Una Una cosetta proprio, cosetta, niente. Anomalisa, che è un film in stop motion, D'animazione, sì, diciamo. d'animazione. Cioè non è recitato con, insomma, attori, No, per spiegare un attimo, in carne ed ossa. Però ed è un film molto potente, trasmette veramente tanto. pieno di concetti ed estremamente nichilista e pessimista verso il mondo. Quindi Assolutamente una sì. critica feroce verso la società consumistica che abbiamo attorno. Una critica feroce verso il concetto di amore, Verso verso la famiglia, l'ipocrisia di verso alcuni l'ipocrisia di legami, di alcuni legami. alcuni ambienti, anche nell'ambito lavorativo, ma lo stesso ambito familiare, insomma, tocca più o meno in questo excursus un po' Tutte tutte le le fasi, categorie e sì, tutte anche le un po' tutte le fasce. fasi, ecco, fasi, fasce della vita di Sì. una persona. E devo dire che arriva Arriva, dritto, arriva. dritto Dopo un proprio inizio nello molto stomaco. comico, infatti la sala a Sì, diciamo che ha ridere, poi preparato un po' il terreno, è stato delicatissimo in stato questo. delicatissimo. Salutiamo Salutiamo Dando Dando, di Rai Arue cioè Bevegio. ha portato il pubblico ad un'escalation con calma. Però poi il pubblico continuava a ridere e non si rendeva conto che il film aveva virato in un angolo drammatico. Vabbè, gli piaceva talmente tanto, insomma, farsi due risate che... Tanti applausi alla fine della Beh, proiezione meritati. e una scrittura. Ma c'è da dire, cioè, Ma penso che sia mi sembra anche piuttosto scontato. scontato. Dialoghi taglienti, omaggi ad alcune sue stesse opere, perché ci sono secondo me almeno Cheat. due o tre cite omaggi a Cheat. Eternal Sunshine, Essere John Malkovich. Quindi Kaufman cita Kaufman. Sì, autocita, però in questo caso glielo passiamo E il film vola. Sì. Sì, 90 minuti che sembrano durare è 15, vero, anche ecco, perché questo l'ho sono, riscontrato se anch'io. ci fai caso, sono poche sequenze, sono Sì. scene molto lunghe, quindi sono 4-5 macro scene che durano 15-20 minuti, Sì. e quindi alla fine della quinta tu dici: ma come, è già finito? Eh sì, l'ora e mezza è passata. È vero, e ti lascia anche un po' con questo, appunto, con l'amaro in bocca, però essendo un effetto studiato, colpisce e va dritto al punto. Molti critici, mentre si apprestavano a vedere il film di De Palma, e ne parleremo domani con Emanuele Rauco del grandissimo Brian De Palma, molti critici hanno cominciato a sussurrare la parola Leone d'Oro per il film Ah, di sì, l'ho sentito Kaufman. anch'io. Leone d'Oro, ne ho sentiti almeno due o tre ben Che è distinti. sempre, diciamo, più in tema piuttosto che altre opere Sì, discutibili del concorso. però, nonostante io adori follemente Kaufman, ma veramente in maniera folle, concordo con te, Giada, alla fine della proiezione, troppo commerciale per essere un film che può puntare a un premio. E Però spieghiamo un attimo. soprattutto ci sono dei film, in primis quello di Fukunaga, Beast of No Nation, che batterò fino alla fine, e io lotterò ne in butto un difesa di altro che hanno Beast odiato. of No E io ne butto Nation. nella mischia un altro che hanno odiato tutti. Per me anche The Endless River è un film più da premi al Festival di Venezia. Magari non da Leone d'Oro. Magari non da Leone d'Oro, No, però. non da Leone d'Oro, magari in confronto a Kaufman, però. Ti volevi spiegare meglio sul concetto di Sì, però commerciale? ci stiamo dilungando Sì, troppo. dai, chiudiamo Brevemente, con no, questa perché tu cosa. tiri questa mina, Questa questa bomba, bordata. o questo Kraffen. Aspetta. Questo Kraffen alla crema, perché qui non dicono bombe, dicono Kraffen. Quindi Si chiamano se bombe. venite a Venezia Bombe alla sappiatelo, crema, insomma, bomba alla andate in un bar, cioccolata, non volete una Kraffen. bomba, gli dovete dire Bomba. Kraft, gli dovete dire Kraften. E vabbè, Dai, escursus. chiudiamo il video con questa È tua. commerciale perché secondo me può avere due chiavi di lettura fondamentalmente. Una, ecco, quella più grottesca che vira verso il comico Sì. e che Arriva a tutti. inizia sì, fin proprio dall'origine del film e poi però secondo me in corso d'opera il film ha una mutazione
e quindi poi diventa estremamente drammatico, nichilista e cinico. Invece probabilmente gran parte del pubblico non ci arriva, si ferma prima. Non ci arriva, sembra screditare, però non ci vuole, secondo me non ci neanche non ci vuole arrivare, sì, perché magari si è emotiva. Sì, si è affezionata così tanto alla prima parte del film. Ma no, perché ti fai male? Perché cioè, ti fai inevitabilmente male. Ti fai male perché poi Kaufman parla a tutti, esatto. Parla a se stesso, parla a noi e parla anche alle persone che non vedranno mai il film. Quindi niente. In questo senso è più, diciamo, è più, strizza più l'occhio al pubblico. È la seconda analisi di Giada Malchina Chicca, veramente. Cioè, la seconda in che senso? No, dico di tutte le altre, però. No, è che noi, diciamolo, tendenzialmente cazzeggiamo. Quindi quando ogni tanto io, te o Emanuele Rauco... No, ma sempre. Quindi... Basta e chiudiamo perché ci stiamo dilungando. Esatto, quindi quando tiriamo fuori qualcosa di... Vedi, siamo seri pure noi. Dobbiamo autocompiacerci. Siamo seri pure noi, siamo seri. A domani con Brian De Palma. Ciao, notte.